occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il centro antiviolenza VCO e l'associazione Terra Donna hanno proposto un momento di incontro per fare il punto anche sull'attività di quest'anno e sulla situazione locale. Sono 143 le donne che nel 2018, gennaio-ottobre, si sono rivolte al centro, 90 di queste per la prima volta. Il fenomeno resta trasversale e investe tutte le classi sociali. Diverbio tra due dipendenti della fabbrica Laika di via Vittorio Veneto ad Arona, nel cortile antistante l'azienda, e il battibecco tra le due donne si è riacceso all'interno del reparto, dove una ha afferrato una grossa tavoletta di cioccolato ed ha colpito al volto l'altra, procurandole un trauma cranico. Subito sono intervenuti i colleghi per sedare il diverbio. La donna ferita è stata medicata presso il DEA dell'ospedale di Borgomanero. La richiesta di stato di emergenza per la strada statale 34 del Lago Maggiore verrà avanzata entro Natale, in modo tale da svolgere il prima possibile i lavori di messa in sicurezza del versante tramite i 25 milioni di euro stanziati dalla Regione Piemonte. L'annuncio nel corso del tavolo tecnico sui temi dell'economia frontaliera. Il Politecnico di Torino sta compiendo in questi giorni rilievi sul grado di criticità dei diversi punti che sormontano l'arteria internazionale. C'erano una quarantina di persone alla manifestazione di protesta per la chiusura della statale 34 programmata stamattina a Cannobbio sotto il municipio. I manifestanti hanno incontrato il sindaco Gian Domenico Albertella, presente anche il consigliere regionale Giampaolo Andrissi del Movimento 5 Stelle. Una protesta assolutamente pacifica. Il sindaco ha spiegato i risultati raggiunti con la firma del protocollo d'intesa da 60 milioni di euro e il percorso intrapreso per il riconoscimento dello stato di emergenza. È di nuovo tempo di Grotta di Babbo Natale. A Ornavasso, tra le novità, c'è Magic Mirror con spettacoli, momenti musicali e cene a tema. Quest'anno ci si può divertire con gli alberi parlanti in paese nella cava del trenino sotterraneo, mentre un'intera area è stata dedicata alla storia degli gnomi, con riferimenti a quelli della Scandinavia ma anche a quelli del Mottarone e delle Alpi. Eventi pure a Macugnaga con la Regina dei Ghiacci e a Cannobbio.